Luci della ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli. C'è Andrea De Logo, non ti vergognare, Stefano Raffaele, uno degli autori di Troppo Giusto e Stracurso. Esatto, insomma, una parte della squadra di Stracurso della mia città, insomma, mi fa molto piacere. Insomma. Manca Nino. Sì, anche Nino, sì, Nino in questo drastico, in questo momento appunto nella capitale. Voi invece al contrario siete qua, nella città mia di Nino, insomma. Sì, soprattutto loro. Francesco che appena finito. Ciao, della mia città. Beh, abbiamo visto un sacco, abbiamo visto due chiese, il Duomo, dell'orologio, giusto? Il cibo buonissimo, il mare, il sole. Il mare e il sole. C'è poca gente perché è il ponte, quindi abbiamo visto la città in tranquillità. Bellissima, un po' una desolazione molto buona. Poi cosa ti date questo vostro spettacolo, Francesco? Come dico, se avete visto voi con l'Angeli, che forse ci raggiungerà tra poco appena finirà. Sta firmando autografi. Esatto. È uno spettacolo un po' particolare il vostro. Si chiama Il più bel secolo della mia vita e tratta insomma, parte da un argomento. In Italia esiste questo decreto legislativo che impedisce ai figli non riconosciuti alla nascita, in passato chiamati NN, di accedere alle informazioni sulla propria storia produttiva se non al centesimo anno di età. E siamo l'unico paese della comunità europea contro i diritti dell'uomo, contro tutto, quindi adesso diciamo lo spunto è questo. E lo spettacolo è molto divertente, anche emozionante, insomma, dipende. Esatto, e tra l'altro so che questa è proprio l'ultima tappa di un tour che aveva portato in Italia. Questa è l'ultima tappa, sì. Esatto, probabilmente ci sarà una ripresa l'anno prossimo. E tra l'altro, insomma, c'è chi ha visto lo spettacolo stasera ha visto, insomma, che c'è un duetto molto divertente fra te e Colangeli. Sì, 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 molto divertente. Che visto che Colangeli forse è libero, se ti vuoi fiondare, guarda che non lo perderei, Dire proprio di no. Ma si è affacciato. Il Colangeli Pasea, in diretta su Facebook. Sì, sì, siamo in diretta, sì, sì. Allora, stavo parlando con Francesco, stavo parlando del vostro spettacolo, uno spettacolo molto particolare. Beh sì, a Roma è andato benissimo, credo che anche qui sia piaciuto, insomma, il pubblico è più misurato, come dire, nelle reazioni. A Roma abbiamo fatto delle recite che sembravano delle corride con olè, olè, con le risate continue, in effetti lo spettacolo si sfilacciava anche un pochino. Qui le reazioni del pubblico erano più contenute, ma mi sembra che sia piaciuto, gli applausi alla fine erano comunque convinti. Poi insomma, la storia dovrebbe comunque funzionare, è una storia di sentimenti semplici, primitivi. Esatto, il suo è un personaggio molto particolare. Beh, diciamo, il mio può anche risultare un po' antipatico forse all'inizio. Però poi nel corso di tutta il suo percorso rivela poi invece una sua umanità anche complessa, insomma, alla fine davanti alla mamma ci sciogliamo tutti in lacrime. Esattamente, insomma, anche quando si ha 100 anni proprio come il suo personaggio, sì, resto, sì. Insomma, come si dice un vecchio adagio, la mamma è sempre la mamma. Sì, anche quando si avrebbe l'età per essere nonni, bisnonni, eccetera, poi quel rapporto che è così, no, che ha a che vedere con le nostre origini, con la nostra nascita, col venire al mondo, con l'essere stati portati dentro da qualcuno e assistiti, e fatti crescere, educati, insomma, quello rimane insopprimibile. Soprattutto poi per chi non sapeva chi era la madre, per chi fino all'ultimo non aveva ancora mai saputo che potesse essere la madre. È un cerchio che si chiude. Noi abbiamo una conoscenza comune che è Giacomo Campiotti. Ah, l'ho intervistato due mesi fa proprio sui braccialetti, sì, certo. Dove lei insomma, è stato fino a questa serie. Sì, felicemente morto nella seconda serie, mi pare la terza puntata della seconda serie. Esatto. È stata una bellissima esperienza di lavoro, Giacomo è un mago, con tutti noi è stato veramente bravo. Poi il successo della serie ha dimostrato che insomma, c'era qualcosa in più rispetto ad altri prodotti diciamo, più o meno similari, sia nella storia, nel taglio narrativo che era diverso dal consueto, ma sia anche nella realizzazione. Aver puntato su questo gruppo di giovani, oltretutto bravissimo, è stata la carta vincente. Assolutamente, sì, perché poi questi ragazzi sono diventati dei miti, insomma, di loro coetanei.
veramente dei talenti incredibili. Beh, insomma, però insomma, diciamo che Braccialetti comunque ha dato una grande fetta di popolarità anche a lei, perché insomma lei sì, è... Sì, no, come popolarità non si discute. Quando fai televisione capisci dallo sguardo della gente per la strada e poi in tutta Italia, cioè è una popolarità che come dire, è proprio di svariati ordini di grandezza superiori a quella che ormai anche il cinema dà, perché nel cinema o sei veramente ai top, al vertice delle classifiche, o se no comunque a vedere un film, nel migliore dei casi ci vanno alcune migliaia di persone, a vedere una fiction di successo sono milioni di persone, quindi vedo che lo spettacolo lo riprenderete nella prossima stagione, questa è proprio l'ultima tappa qui a Messina. Sarebbe per questa stagione l'ultima recita, quella di stasera. Quindi è una specie di commiato, speriamo provvisorio, adesso bisognerà vedere un po' sia gli impegni miei di Francesco e sia la disponibilità di distributori e produttori a circuitarlo anche per l'anno prossimo, ma il nostro desiderio è riuscire a portarlo ancora in giro, perché è uno spettacolo ancora infante, certo. Che ha ancora molto da dire in giro per l'Italia. Esatto. E poi lei dove la vedremo prossimamente invece quanto da fiction, film? Questo non ti saprei dire, ne è uscita una a Pasquetta e non mi ricordo se deve uscirne qualcun'altra. Dovrebbero uscire dei film più o meno prossimamente. Uno oltretutto girato in Sicilia l'estate scorsa con Juliette Binoche, girato a Ragusa e provincia e dintorni, a Caltagirone, a Modica, a Piazza Armerina. Quindi un film che presenta una bella sintesi delle bellezze, anche quelle meno conosciute della Sicilia, che forse avrebbe dovuto andare a Cannes, ma a Cannes non ci è andato, non so, lo aspetto al varco in qualcun altro dei festival, mi auguro prestigiosi, internazionali, insomma Berlino, Toronto, cose di questo tipo. E allora bocca al lupo. Crepi. Grazie. Grazie.